Il progetto che stiamo per far partire al Policlinico Casilino da gennaio, che si chiama Cardio Control Training, è un progetto di prevenzione delle malattie cardiovascolari ed è soprattutto un progetto che lavora sulla prevenzione secondaria, quindi lavora sui pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare e intende promuovere e monitorizzare l'attività fisica in questo gruppo di persone. Per cercare di riportarle ad una qualità di vita che sia una qualità di vita normale e tenerle il più lontano possibile dagli ospedali e dalle terapie intensive coronariche. Quindi si parla di prevenzione secondaria, si parla soprattutto di rispondere a delle domande che vengono correntemente poste nel momento in cui si viene dimessi da un reparto di degenza, cioè dire se si può riprendere l'attività fisica, quanta attività fisica si può fare, se l'attività fisica in qualche modo può essere fatta in sicurezza. Ecco, questo progetto consiste proprio in questo, consiste nel rispondere a queste domande e nel permettere al paziente di praticare un'attività fisica in sicurezza, a seconda chiaramente facendo dei programmi di attività che siano degli programmi personalizzati, quindi ritagliati sulle esigenze di quel singolo paziente. Quindi abbiamo abbandonato un po' il concetto di massa, di fare attività fisica in maniera, diciamo così, non specifica, e invece prendiamo un concetto che si occupi del paziente e della sua singolarità nell'ambito della relazione con la malattia.